Queste sono caramelle, sono bonbon, sono gianduiotti, sono animelle. Allora, questo proprio fa capire che la cucina di Roma è una cucina strapovera, perché la gente veniva pagata con questo, con l'interiora. Chi lavorava nel mattatoio gli davano l'interiora, gli davano il secchietto con l'interiora, quindi il pezzo di fegato, il polmone, la coda, tutta, il quinto quarto, il famoso quinto quarto. Io oggi farò le animelle, ma fatte a modo mio, a casa Mariola, e le faccio con una pasta, con i broccoletti, belli, guardate che stupendi qua, tutti cicci, belli, questi qua sono buonissimi, faccio più questi che le foglie a me, e animelle e pecorino, madonna mia che buono, però questo qua è per intenditori, quindi per cortesia, chi non ama questo tipo di cucina, chi non ama l'interiora, purtroppo qui è fuori luogo. Io metto i broccoletti qua dentro, insieme alla pasta. Ho messo giù una calamarata. E i broccoletti dentro, adesso giro un pochino, ho messo poca acqua, però allo stesso riusciremo a risolvere il tutto, come sempre. Alziamo e vai. Poi parliamo di queste, ma l'animelle, ma l'anima di chi? No, le animelle che cosa sono? Prima di tutto, profumate, non c'è puzza. Cioè, quando la cosa è fresca, cioè, noi parliamo di interiore, ma quando sono fresche le cose, profumano. Che bontà, una cosa buona. Io una volta l'ho mangiata anche con una di queste, in un ristorante stellato. Un'esperienza unica, rara, da non riprovare. Però una cosa importante, queste qua si fa normalmente con i funghi. A Roma c'è questa ricetta che si fa animelle con funghi. Io l'ho fatta con le cipi di rapa perché più mi volevo quel verde. E quindi mi serve una padella di quelle proprio violente. Cioè, presente le padelle violente? Quelle proprio cattive. Nera, nera, è cattiva questa. Lei è proprio cattiva. Pentola, padella in ghisa, pesantissima. Cioè, quelle padelle proprio che ci vogliono proprio i muscoli. E però perché? Mi piace perché accumula moltissimo calore e fa bene al caso nostro. E vi faccio capire perché. Oh, scaldati. Olio. Eccolo qui. Il mio amico Giorgio, grazie. Mi ha mandato l'olio nuovo, grazie Giorgio. Allora, quindi, olio toscano e andiamo. Poi, vedete? Bella padella questa qui, proprio calda, calda, calda. Guarda come fuma. Fumissima. Così, perché la voglio fumante? Perché le voglio proprio che queste qui adesso, lo sai cosa fanno? Fanno la crosticina intorno. Vedete come saltellano? Allora, poi, mentre lo fanno la crosticina di quelle proprio cattive, quelle belle crosticine belle colorate, vai, quasi a friggere. Le animelle che cosa sono? Va bene l'interiore, però che cos'è? Che parte è? Sono le ghiandole dell'animale. Ci sono due tipologie e cambiano anche la consistenza. Ecco così, mamma mia che bontà, ma che bontà. Allora, ho una fame da lupo, presente il lupo? Così. Le ho fatte tutte quante piccoline, sono buone. Queste sono di vitella, sono buonissime d'abbacchio. Se riuscite a trovarle sono fantastiche. Eccole, così. Eccole qua, eccole qua. Mamma mia, guarda che belle, guarda che colori, eccole, eccole, belle colorate. Nel frattempo faccio una cosa, nella mia meravigliosa, splendida wok, accendo e vado a mettere che cosa? Vado a mettere la cipolla, quindi altro olio. Quando l'olio è buono ne esce poco, eh? Allora, poi cipolla, un po' di meno, va bene, ecco qui cipolla, sta andando benissimo, peperoncino che lo sapete a me mi piace, eccolo qua ancora un po' di fresco. E poi vado così. Ah, guarda qua che roba. Guardate che bombone.
Yeah. Ecco qua, perfetto. Eccoci qua, adesso pasta al dente, avrei qua che roba, mamma mia, e cime di rapa, tante verdure, acqua, andiamo così, guarda il pecorino, bella, neve santa, vai, giriamo. Guardate, cioè questa la capisce soltanto chi gli piace questa l'animella. Mamma mia, però guarda il colore, il broccoletto è stupendo. Ma quante volte mi fate bruciare? Allora, da campionato del mondo, da proprio da, non lo so, campionato del mondo, trovate le animelle fresche, broccoletti giusti, mi raccomando, la cottura della pasta è buonissima, rifatela, mi raccomando, io vado, buona, guarda qua.